Ciao ragazzi, oggi ho un test incredibile da farvi. Tra questi due M&M's, qual è quello disegnato secondo voi? Vi lascio il tempo per pensare. Questo qui dite? No, è anzi no. Non è nessuno dei due. Non doveva andare così, vero? No, ma sta andando bene la dieta, eh. Vabbè, sono sicuro che in realtà non avevate capito che erano due veri M&M's. Ciao ragazzuoli, io sono Fancy. Porca vacca quanto sono buoni. Ora ho capito perché faccio fatica a dimagrire. Cioè, sai come faccio a dimagrire? Esistono cose troppo buone in giro. A parte che ingrasso anche soltanto mangiando appunto un M&M's. Domani ho 2 kg in più. Ho il metabolismo che probabilmente è morto 2 anni fa e non me ne sono accorto. Comunque, oggi ragazzi, penso si sia già capito. Però adesso mi calmo, bevo anche un goccio d'acqua. Oggi dovrò andare a utilizzare i miei occhi da falco. Non ho più occhi da castoro. Perché bisognerà riconoscere qual è l'oggetto reale e qual è il disegno. Di solito sono sempre fortissimo. 3-2 è già tanto. Però oggi sono abbastanza certo che andrà molto meglio. Decisamente meglio. Un pochino meglio. Iniziamo ragazzi che è meglio. Perfetto ragazzi, ottimo. Iniziamo subito con i dolci. Cioè neanche a farla apposta, Dio santo. Allora, tra queste due ciambelle ce n'è una che è disegnata. Porca vacca, com'è possibile? Comunque queste persone hanno delle mani bioniche, è l'unica spiegazione. Quindi andiamo ad analizzare tutti i dettagli, ragazzi. Non deve scapparci neanche un candito, perché magari ha un colore diverso. Tra l'altro, a guardare bene, quella di sinistra mi puzza un po'. È un pochino più sfocato rispetto a quello di destra. I colori sono meno sgargianti, no? Ok? Madonna, sono devastante. E si inizia la grande. Me la prendo sempre con la sedia, non so perché. Vi giuro, raga, sono troppo forte. Ho degli occhi che le aquile proprio possono accompagnare. Insomma, ma che occhi. Vabbè, lasciamo perdere. Ovviamente sto scherzando, è fatta benissimo. Però rispetto a quella di destra, anche solo i canditi, no? Cioè, sembrano fatti con la penna. Quindi, questa era abbastanza semplice, lo ammetto. E diciamo che ho avuto anche un po' di culo. Segno di gatto! Però quella ci sta. Cioè, nel senso, è fondamentale in questi video. Il primo, quindi, fatto, raga, troppo forte. Dai, andiamo avanti con i limoni. Sono spacciato. Quindi, tra questi 3 limoni ce n'è uno di... Com'è possibile? Allora, io mi chiamo Pipino il Breve. Allora, raga, ve lo dico subito. Il limone in alto mi puzza proprio di letame. Quindi, secondo me, il limone disegnato è quello in alto. Anche perché gli altri due sono perfetti. Il colore, l'ombra, anche questo qua di... Vabbè, quello sopra, ok? Ma vaffanculo. Vabbè, ma non posso azzeccarle tutte di certo. Sono fortissimo, ma fino a una certa. Vabbè, mi siedo. Cioè, quindi il limone disegnato è questo qui in basso a destra. Sì, in effetti a guardarlo meglio si vede che è disegnato. Vabbè, grazie al cazzo. Vengo a dormire a casa tua, eh. Voi, raga, siete riusciti ad azzeccare oppure anche voi avete sbagliato tantissimo? Fatemelo sapere, mi raccomando. Andiamo avanti. Ma tutte cose che mi guardo con fame. Allora abbiamo delle barrette Nut Bar. Ce n'è una che dice: ma com'è possibile? Dai, anche le scritte. Questa è la mancanza di zuccheri, ragazzi. Il cervello non mi funziona più. Cioè, non è che funzionasse chissà quanto. Bevo. Allora bisogna guardare veramente bene i particolari, perché come abbiamo potuto vedere basta proprio un non nulla. Quindi guardiamo l'ombra e sembra a posto. Poi guardiamo la carta e sembra... Vabbè, dammi un indizio, no? Non so, forse dovrei focalizzarmi proprio sulla barretta di cioccolato, perché per il resto non vedo nessuna differenza. Però anche lì, boh, non è possibile riuscire a disegnare così bene. Però se proprio devo scegliere, dico che quella disegnata è quella in alto, perché guardo sempre i colori. Io mi sa che sto sbagliando. Ok? Ecco, in porca vacca, lo so. Ma guarda, sei una persona malvagia. Ho usato la carta vera per nascondere quello finto e il mio cervello è morto. Sì, vabbè, ma sei proprio malvagio dentro. Ma scusa, già è difficile. Se poi utilizzi anche la carta vera, ma disegna anche quello, già che ci sei. Tanto sono sicuro che sei in grado. Ah, la carta vera. Devo andarmi a fare un panino con la mortadella. Quindi in realtà quella disegnata è quella di sotto. No, ma lo sapevo, volevo sbagliare apposta per rendere il tutto un po' più divertente. E poi è anche una questione di luci, perché effettivamente quella di sopra sembra più scolorita rispetto a quella di sotto. Ma che cavolo! Cioè, non mettere luci che falsificano il mio occhio. Vabbè, non mi preoccupare.
preoccupate, perché adesso utilizzerò ancora di più la mia super vista che mi consente di vedere attraverso i muri e le azzecco tutte. Andiamo avanti con due giocattoli di Deadpool. Fantastico. Allora qua, raga, porca, ho già capito. Il Deadpool di destra è palesemente disegnato. Dai, qua non è fatto proprio benissimo. Sto scherzando, è fatto divinamente. Però se guardiamo attentamente i particolari possiamo notare come si vede che è meno plasticoso, no? Quindi sul foglio non è tridimensionale. Ma che cavolo sto dicendo? Mentre quello di sinistra è molto più, cioè, capito? Esce fuori, più colorato, più Deadpool, insomma. Quindi io dico che quello disegnato è quello di destra. Madonna. Overpower 9000. L'ho fatto al contrario, porca vacca. Questo si vedeva subito, raga. Anche solo le luci. Easy. Cioè, passiamo dai livelli master che devi robe a questo, che è palesemente una cacata da indovinare. Quindi, indovinato. Fatemi sapere se avete sbagliato oppure no. Ma in questo caso, secondo me, era abbastanza semplice. Mi sa che abbiamo azzeccato tutti. Ok, questo potrebbe essere un problema. Ti prego. Basta cose che mi fanno venire fa... Oh, lo stomaco che brontola. Che tristezza. Allora, anche qui come la barretta di cioccolato, secondo me tu avrei fatto l'infame, perché avrei messo il cartoncino vero con il disegno. Cioè, che entra, capito? Non mi voti più, adesso utilizzerò i miei poteri. Madonna, non si capisce un cazzo. Allora, intanto, per prima cosa, bisogna guardare le ombre. E mi sembra tutto a posto, fantastico. Poi guardiamo i colori. E anche in questo caso, tutto a posto. Non si può indovinare. Tra l'altro, cos'è sto coso? Hot Crispy Delicious Apple Pie. La torta di mele alla McDonald's. Domani vado. Altri particolari possono essere le luci, ma anche qua è tutto a posto. Quello di destra. Vuoto totale, vi giuro. Potrei dire che quello disegnato è quello di destra, perché ha più luce. Magari i riflessi non sono stati fatti benissimo. Può essere quello, raga. Cosa avevo detto? Ho utilizzato di nuovo il cartone di guarda. Sei proprio cattivo, eh. E signori, questo era difficile, dai. Ma che occhi ho, raga. Allora, la confezione è reale in entrambi i casi. Però, porca vacca, basta. Disegna tutto, no? Così confondi soprattutto me, col cervello di quando avevo 8 anni. Guarda che cosa ha creato. Ma come fai? È possibile, eh? Io mi chiamo, questa volta sono Ginny Weasley. Allora, tra tutte queste patatine ce n'è una disegnata. Come? Sono tutte uguali, dai. Però attenzione, potrebbe essere tranquillamente anche il tubetto, Però non credo. Anche perché in caso vado a casa sua, gli stringo la mano, è troppo bravo. Però no, secondo me è una tra queste patatine. Ma quale? Bella domanda. No, vabbè, ma sono troppe. Dai, ma mettine 4, 5. Ne sono 28. Allora, se l'hai messa agli angoli, veramente ho voglia di guardarti male. Beh, perché è ancora più difficile. Se l'hai messa al centro, ti voglio guardare male lo stesso, perché è un casino. Allora, visto che ce ne sono troppe, qua l'unica cosa da guardare è l'ombra. Ma è perfetto in tutti i casi, ma com'è possibile? Però porca vacca, ce n'è soltanto un. Non c'è. La faccio. Madonna, mi sta per sanguinare il naso, me lo sento. Niente, ragazzi, quando è così si spara a caso. È l'unica cosa che si può fare. Un po' come me alla maturità. Ho sparato tutto a caso, non so perché io abbia preso il diploma. Allora, vediamo un attimo. Queste qua a sinistra non mi sembrano disegnate come se stessi realmente capendo. Queste a destra, ma che cavolo ne so. Però aspetta, questa qua centrale mi sembra un po' strana. Soprattutto l'ombra, perché è tipo tagliata. Raga, dico, se è giusto voglio un botto di like, eh. Questa qua, ti prego, dimmi che è giusto. Muoviti. Com'è possibile? No, vabbè, ragazzi, voglio l'Oscar. Miglior occhio dell'anno. Raga, ma vi rendete conto tra tutte? Ma che culo. No, vi giuro, sparato a casissimo. L'unica cosa che ho notato è quest'ombra che sembra effettivamente tagli... Però, ora che guardo bene, è ovunque così. Ma che culo. Vabbè, dai, questa proprio. Un giorno prenderanno i miei occhi per fare esperimenti, perché vedono troppo bene, dai. È un'altra azzeccata, raga, madonna. Devastante, non mi ferma nessuno. Posso andare avanti soltanto grazie alla fortuna. Comunque, voglio un like, ragazzi, dai. Sono stato troppo forte, me lo merito, dai. Ma porca vacca. Non c'è verso, solo cose col cibo. Va bene, abbiamo due muffin. Quello di sinistra e quello disegnato, non voglio aggiungere altro. Proprio appena l'ho visto mi subito puzzato proprio di cavallo che ha appena fatto la cacca. Cioè, non perdiamo altro tempo, facci vedere subito qual è il disegno. Quello di sinistra, raga, ma proprio nessun dubbio. Vediamo.
Madonna, ma che cosa dobbiamo fare? Adesso mi chiameranno, vieni a fare degli esperimenti, dobbiamo arrivare a vedere fino a Plutone. E ci riuscirò, porca vacca. Però se la smettessi sarebbe meglio. Vabbè raga, siamo sinceri, anche qui di una facilità estrema. Vabbè, più o meno, però comunque, appena visto subito... Questo è palesemente disegnato, dai. Rigo che metto voce. Si vede dal colore, no? Come è stato messa l'ombra, che è più scura. Sto dicendo cose a caso, sappiate. Però ho azzeccato. Sto per perdere. Ecco, qui abbiamo già una difficoltà un po' più elevata. Però aspetta, no. Quella di sinistra, raga. E quella disegnata si vede. No, anche qua si vede effettivamente. Ragazzi, allora stiamo calmi, che sta succedendo? Le sto azzeccando tutte. Però se sono così sono facili. Questa di sinistra, porca vacca, non è abbastanza reale. Anche i contorni strani. Vabbè, dai. Però porca vacca, mi sentivo bravo fino a 2 secondi fa, mi hai demolito tutto. Allora, abbiamo 2 bellissimi unicorni e anche qui la prima cosa che ho notato è la differenza di colore. Cioè, uno è più nitido, l'altro meno. Ora bisogna però capire qual è il suo vero colore. Allora, quello di sinistra mi sembra abbastanza reale, soprattutto l'ombra. Fatta come si deve, beh, è reale. L'altro invece è un po' sfocatino, no? I colori sono anche meno accesi, l'ombra un po' più... Si dice così quando non sei sicuro. Ho paura a dirlo, ma qualcosa mi dice che il disegno è l'unicorno di destra. Non lo so, raga, però lo vedo tipo piatto, i colori meno accesi. Vediamo? Dai, muoviti, quanto devo aspettare, ok? Qualcuno chiami un medico per dire: fate degli esperimenti su questa persona che è troppo forte. Sembra più la posizione di quando vai a cagare. Però devo ammettere che anche qua non era poi così difficile. Cioè, se metti i colori diversi, ovvio che si vede. Ma chi se ne frega, ho azzeccato, è quello che conta. Esigo assolutamente un premio che dovrebbe arrivare a giorni. Miglior aquila umana della vita, storia, Guinness World Record. Qualcuno mi può aiutare? Cioè, non sto... Non... Ma che cavolo sto dicendo? Comunque, ragazzi... Non sto scherzando, non riesco a parlare. Aver utilizzato troppo i miei poteri mi ha fottuto il cervello. Fatemi sapere quante ne avete azzeccate voi, raga. Mi raccomando, non barate. Scrivete quante ne avete azzeccate, mi raccomando. Ma prima di concludere, vado a salutare Dani Micheletti, The Great Serperonton, l'avrò detto male dall'inizio alla fine, Lucy Eriu e Skillmongrel05. Sì, voi comunque non è che mi aiutate molto, Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Skillmongrel05, grandissimo! E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link ai miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace, alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi, e ora seguito l'appuntamento, ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!